Bruno, scusa, ma qua è una puntata movimentata. A me sembrava più un negozio di antiquariato, comunque. Va bene, questo si può dire. Bruno Barbieri, l'unico chef italiano con 7 stelle durante la sua carriera. Oggi sfogliamo l'album della tua famiglia, della tua vita in realtà, come chef, come uomo, come figlio e come fratello anche, perché mi hanno raccontato delle cose. Mi fate vedere tutte le cornici di Bruno, ecco qui. Passiamo dalla nonna al futuro, ai talenti, e partirei proprio dalla nonna, mi sa che è stata lei. Mia nonna è stata una donna molto... Oggi è un po' di moda dire dietro al talento, al lavoro di noi cuochi, la nonna ci ha insegnato. Mia nonna è stata una donna veramente tosta, una donna vera. Ecco qui, se sono diventato chef è grazie a lei, eccola qui la tua nonnina. Sì, mia nonna è stata una donna veramente brava perché mi ha insegnato la storia del cibo, questo è stato molto importante. Lei era una molto attenta, ogni volta che si andava a pranzo o a cena ci interrogava, voleva sapere perché magari le zucchine, i fiori di zucchina si raccolgono all'alba e non al tramonto, c'è un motivo. Perché sono aperte? Esattamente, vedi? Grazie signora, no, ma qua sono suggerimenti, Bruno, non pensare che io sia brava, tranquillo. Tutte queste piccole cose, capisci? Non so, quando noi facevamo tutto in casa, cioè non andavamo al negozio a comprare le cose o i formaggi, ci facevamo tutto da noi. E non so, ma dove vivevate? Sopra le colline di Sasso Marconi, in un piccolo paese che si chiama Piccolo Paradiso. E loro chi sono? I tuoi nonni? Mio nonno e mia nonna, vedi, che portavano a bere le mucche, facevamo cose così, capisci queste cose. Poi si facevano i formaggi, quindi mia nonna tutte le mattine o tutti i pomeriggi o tutte le sere si andava a rivoltare i formaggi per dargli aria. Tutte queste piccole cose che alla fine mi hanno insegnato a fare questo grande mestiere. Poi tu pensa, ti racconto... No, scusa, qui sei fuori in campagna. No, qui sono in Piazza Maggiore a Bologna. Guarda che capottino, eh. Che elegante. Che mi aveva fatto mia mamma. Perché mia madre era una bravissima sarta, guarda che roba. Tutti i piccioni poi li ho messi tutti in pentola, questi. No, dai, poveri piccioni! Beh, sai, un cuoco cucina anche i piccioni, scusa, vero. Cioè, voglio dire, non è che lo cucinano solo i francesi. Senti Bruno, ma chi è che aveva capito che saresti diventato uno chef? Perché tu a 10 anni cucinavi già per tua sorella Brunella. Sì, per mia sorella Brunella. Lei si occupava delle... Perché noi praticamente, mia madre andava al lavoro e noi stavamo a casa, facevamo le nostre cose. E crescevate con i nonni. Sì, esattamente. E quindi mia sorella preparava le colazioni del mattino e io preparavo il pranzo o la cena. Il mio primo piatto fu un piatto di gnocchi. Avevo sbagliato la ricetta, erano tutti sassi, però c'erano un po' due. Beh, un bambino che fa degli gnocchi a quell'età, però... Avevo sbagliato i dosaggi, però ci sta. Quindi come... Li abbiamo mangiati ugualmente, sì. Li abbiamo mangiati lo stesso. Beh, per farti contento, però. Sicuramente. C'è una ricetta alla quale sei molto legato, di tua nonna? Beh, le lasagne. Le lasagne, perché sai, la lasagna, la cosa che ci piaceva delle lasagne era la crosta finale, perché attenzione, le lasagne... Oggi noi le mangiamo che finiscono con il ragù sopra, la besciamella. No, finivano con un foglio di pasta, perché un pezzo di pasta... No, pure adesso, Bruno, io ci metto... Le compro, eh. Sì, poi ci metti il ragù sopra. Invece quelle rimanevano croccanti, no? Quando tu le mettevi nel forno, cuocevano, poi sopra c'era questa crosta, facevano questa crosta, e la crosta era la cosa più buona, che poi sono diventate anche un mio piatto che ho... creato una ricetta che erano le lasagne croccanti. Come dice giustamente Iacchetti, invitaci, noi vediamo pagando. Senti, okay. La cornice quindi legata a tua nonna ti ha poi lanciato nel mondo proprio nel tuo lavoro. Quindi sì, subito lei... tu hai studiato scuola alberghiera. No. Mio padre voleva che facesse l'ingegnere. Secondo te, ma io potevo stare chiuso dentro un ufficio. No, e quindi mi ero iscritto a due scuole, facevo la scuola per geometri, ma intanto facevo anche l'alberghiero. Poi un bel giorno la prof di matematica mandò una lettera a casa, con scritto suo figlio non si presenta. Come mai che suo figlio non viene mai a scuola? Che andavo a scuola da un'altra parte. E lì, non ti dico, cioè, ciao, aiuto. È stato molto difficile. Ti ha messo fuori la porta tuo padre? Esattamente, diseredato. Però era il mio mestiere, io volevo fare il cuoco. Sai, chi faceva il mio mestiere erano persone che avevano poca voglia di studiare, era un mestiere un po' da femmina, perché sai, era visto in quel periodo solo la mamma, la nonna, la zia, era un mestiere un po' così, un po' che facevano le nostre mamme, insomma.
In Francia invece era un mestiere già importante. Era già importante. Sì, fare lo chef in Francia era come fare l'ingegnere, era come fare il grande medico. Ed ecco perché devo assolutamente girare la cornice dei sogni, perché tu dici una cosa molto bella, che la vita è fatta di sogni e tu sognando di diventare uno chef ce l'hai fatta. Sì, la vita, io penso che se devi avere dei sogni nel cassetto, capisci, per poter fare questo lavoro, che è un lavoro di grande sacrificio, attenzione, perché non è che tutti quelli che fanno il mio mestiere poi diventano Carlo Cracco, Antonino Cannavacciuolo, Gualtiero Marchese, eccetera, eccetera. Bruno Barbieri. No, perché... bisogna impegnarsi molto nel mestiere che diventa. Bruno, appunto, l'unico chef a avere 7 stelle, sommando le stelle che ha avuto durante i suoi ristoranti. E non è che sei partito però già con un ristorante stellato? No, 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 io ho fatto la scuola, poi fatto il lavapiatti, andai a lavorare, a fare la stagione al mare e poi partì per l'America, andai a lavorare sulle navi da crociera. Sì. Dove? Per l'America, in America sulle navi da crociera. Ah, raccontami, cosa facevi lì? Beh, lì facevo, ero imbarcato. Sei tu? Come... sono io, sì. Oh, mamma mia, sei irriconoscibile. Avevo 18 anni, diventai maggiorenne proprio a bordo. Il 16 dicembre del 1979 arrivai a New York davanti a questo mostro dei mari. Una nave mi ha mandato una coperta, una chiave, quella è la tua cabina. Scusa, da guardo domani... la foto qui, ma ti avevamo detto di non sorridere, che era una cosa brutta. Beh, no, sai, lì facevamo 16-17 ore al giorno di lavoro. Se no, mica una roba... Era dura, dura, molto dura. E mai pianto? Beh, sì, ho pianto. In effetti, dopo un mese che ero a bordo, volevo mollare tutto, perché era veramente, veramente duro. Poi io facevo anche tutte le colazioni del mattino, mi alzavo alle 4. Tu pensi che facevo 500-600 melè tutte le mattine? No, quanto? Non 500-600 melè, 6 padellini, tac, tac, tac. Poi a un certo punto si facevano da sole, guardavo i padellini, era tutto così. Quindi solo soletto in mezzo al mare, immagino, la nonna, la mamma, la sorella, già il papà sì, se l'ha non sei... Guarda, lì è stata veramente una scuola, lì sono diventato davvero uomo, nel senso che non c'era la famiglia dietro, da solo, tu contro tutti nel... Pensa alla mamma. Beh, guarda, beh, mia madre si fidava molto di me. No, beh, però era dispiaciuta di così beh, lontano. Sicuramente sì, poi ero anche un po'... All'inizio non scrivevo mai a casa perché ero un po' arrabbiato, perché sai, i miei non volevano che andassi via da casa e quindi era un po' una ripicca, no? Va bene, adesso mi sistemo io. Sono stato tipo 2 o 3 mesi, poi dopo ho scritto, poi scrivevo delle lunghe lettere a mia sorella, a mia mamma, delle cose così anche un po' perché mi mancavano, sai, però per me era... una scuola di vita, avevo bisogno di imparare tutta la cucina francese, avevo bisogno di imparare un mestiere, perché attenzione, io ho fatto questo mestiere in un modo completamente diverso, sono sempre stato in silenzio, sono sempre stato come una carta assorbente, lavoravo con grandi chef, cercavo di stare zitto, imparavo, incameravo dati, incameravo cose, perché poi ho sempre pensato che un giorno sarebbe venuto il mio momento. Quando è arrivato quel giorno? Beh, quando per esempio ho preso la prima stella Michelin, è stato un lavoro, è stato importante, perché la stella Michelin sono un po' come l'Oscar, sai, nel mondo del cinema, è un riconoscimento importante, è un riconoscimento che poi ti farà lavorare in un certo modo, ti Ma farà immagino diventare... la gioia della tua famiglia. Ce l'abbiamo la famiglia di Barbieri? Dov'è? C'è. C'è la video, c'è la famiglia. No, so che c'è, ci mancherebbe. Non lo so, penso. Ma proprio fisicamente, famiglia Barbieri, potete venire da me? Non saranno di qua. Ciao. Ciao Bruno, siamo qua oggi tutti insieme per festeggiare la nostra sorellona che fa 34 anni di matrimonio e volevamo condividere con te questo momento e abbiamo pensato di fare questo video. Ti mando un saluto caro anche Ilaria dalla Francia, che non può essere qui purtroppo, però è sempre con te. E io ti saluto tanto e ti aspetto a casa. Quindi... torna presto! Capito? Grazie, che sono emozionato, beh, che bella sorpresa. Grazie veramente, anche perché sai, con il mio mestiere, io poi l'ho fatto in un modo diverso, sono sempre stato in giro per il mondo, perché credo che un cuoco... debba sempre avere fame di cose nuove, sempre di esplorare anche in giro per il mondo tante cose, capire tante cucine, incontrare tanta gente. Quindi io sono sempre lì con la valigia, capisci? Non torno mai a casa. Beh, e nei momenti bravo, importanti quindi... non ci sono mai.
però vabbè, adesso c'è WhatsApp, i telefonini, mandiamo i social, mandiamo dei video, però sono, beh, non è la stessa cosa, però sono, beh sì, non è la stessa cosa, però so che loro mi vogliono sempre bene, ci sono sempre, e quindi questo mi dà sempre la forza per fare sempre meglio. Senti Bruno, un po' di tempo fa un mio amico, una persona, un grande chef che tutti voi conoscete, è stato ospite a Vieni da me e ti ha nominato, ma l'ha fatto due volte ed è uno che non fa complimenti a nessuno. Ah. Cosa pensi di Barbieri invece? Beh, Barbieri penso che abbia trovato la, la strada giusta, perché ho visto che fa tantissimi programmi, poi lui ha fatto lo chef, è stato... Ti piace come chef? Lui è bravissimo, una persona che va al di là di ogni considerazione dei critici, ma di quelle mie, perché lui gli voglio molto bene. Ma andrei da tutti, però da Barbieri a Bologna ci andrei volentieri. Quindi mi dici dove vai volentieri, da Barbieri? Da Barbieri, sì, perché mi trovo bene. Guarda, cioè, Vissani li ha fatti fuori tutti. Ti spiego. No, è chiaro, no? Lo dico a Giorgio Mastrota. Voglio dire, è chiaro, vero? Lavorare, io ho fatto qualche lavoro, ho fatto qualche lavoro con Gianfranco Vissani, ci conosciamo da una vita intera, è un grandissimo chef. Io sono estremamente convinto che sia il più grande conoscitore a livello mondiale di materie prime, davvero. A livello mondiale. Sì, lui è uno veramente bravo, è uno che ha scritto davvero un pezzo di storia della ristorazione italiana nel mondo. Io mi sono ispirato molto nel mio lavoro a uno chef così, perché aveva il fatto di riuscire a mettere insieme degli ingredienti in un certo modo, l'anima, il racconto della sua famiglia. Vissani è davvero un genio della cucina italiana, proprio del cibo, del mondo del cibo, e sentire dire queste cose da lui mi fa molto piacere. Tu la terza stella gliel'avresti data? Io assolutamente sì. Guarda, voglio dire questo, mi imbarazza anche un po' per lui il fatto che non gliel'abbiano mai data. Sai cosa risponde lui? Mm. Evidentemente non me la merito. No, non è così. Che sai, due o tre volte io l'ho fatta. No, guarda, io faccio questo mestiere, so che cosa vuol dire stare dietro dei fornelli, so cosa vuol dire creare delle brigate di cucina. Lui davvero, gastronomicamente parlando, non ce n'è per nessuno. E il suo carattere in cucina com'è? Beh, sai, ci vuole stare insieme a lui, bisogna essere preparati. Questo è matto. Oh, lui era uno, adesso ti racconto una cosa, lui era uno che tipo, dai, non so, un po' di pettegolezzo su Gianfranco. Si svegliava tipo alle 4:30 di mattina, poi con i suoi cuochi diceva, oh, partiamo in macchina e andiamo in Croazia a prendere gli scampi, perché sono, cioè, capito, da dove sta lui. Oh, matto, era uno matto. Però è uno, tu sei più calmo in cucina. Sono più calma, sai, oggi io ho cambiato un po' il mio modo di far cucina, il mio pensiero. Oggi voglio essere un po' più free in cucina. Sai, negli ultimi anni gli chef, noi chef abbiamo sempre cercato di incontrare gente che fosse laureata in scienze dell'alimentazione, scienze del servizio. Possiamo andare a mangiare e anche non sapere che cos'è un rombo chiodato, che non ti arresta nessuno, capisci? Ste robe qua, dai, tutto, ci abbiamo già troppi problemi. Allora, vorrei a questo punto aprire la quinta cornice, quella del futuro, perché è la cornice del tuo presente ma anche del tuo futuro, a proposito di cucina e di voglia di tornare un po' alla cucina di un tempo, così anche noi possiamo così metterci lì e poter spadellare. Sai, l'importante è non dimenticarsi da dove si è partiti. Capisci? Perché se non conosci la storia, se non conosci quello che c'è stato prima di noi, diventa complicato. Infatti tu dici, domani sarà più buono. Sì. La giriamo e troviamo uno dei tuoi piatti, delle tue ricette, che è proprio nel tuo libro. Domani sarà più buono. Perché non oggi, scusami? Sai, questo libro parte sempre da mia nonna, perché qui ci sono dei racconti di cucina attuali. Però, vedi, per fare questo lavoro ho dovuto intanto prendere un grande fotografo, che è Stefano Scattà, uno che ha veramente letto l'anima dello chef, bravissimo. Avere intorno a me degli chef, Eric Lavacchielli, che è lo chef del mio bistrò a Bologna, che è veramente un giovane di grande talento. Ci sono gli gnocchi? Ci sono gli gnocchi, ah, c'è sì, un po' certo, di quello tutto. Che ho scelto io. C'è un po' di tutto, però di vedi, ti voglio dire una cosa, in questo libro c'è
ci sono delle bellissime ricette, c'è una bellissima fotografia, poi sotto ci sono degli aneddoti che raccontano che la cucina, che un piatto domani potrebbe essere più buono. Ma perché non hai imparato a farlo, Bruno? Sì, adesso ti voglio dire una cosa. Per esempio, parlavamo di lasagne, no? Sì. Tante volte può succedere che la lasagna, per esempio, è uno di quei piatti che non sai mai a livello di quantità quante farne, cioè quante ne devi fare. Ma le compri, eh? Lo sai che si vendono? Cosa, le lasagne? Ah. Si comprano le lasagne già fatte? No, no. Io sono rimasto un po'... No, dai, ma anche tu le fai le lasagne, dai. Sono d'accordo, sono convinto di questo. Allora, quando rimane, per esempio, quando rimane la famosa mattonella di lasagne che finisce nel frigorifero e poi dopo un po' cambia colore, si ossida, poi che facciamo? Allora, o la diamo da mangiare al cane, che non va bene, o che dici, ma no, non mi piace, poi l'abbiamo già mangiata ieri e finisce sempre. Io la porto al lavoro e mangiano tutto, però. Beh sì, finisce sempre da qualche parte che non vogliamo dire dove finisce. Quindi che cosa succede? Un bravo cuoco che cosa fa? Allora, prende questa lasagna, sì. Prende uno di quei famosi frullatori che abbiamo tutti in casa, immersione, a bicchierone, sì, come voi, butta tutto dentro, prende un po' di bianco d'uovo, lo monta a neve, lo incorpora dentro... Bianco d'uovo? Bianco d'uovo, l'albume, sì, bianco sì, d'uovo, sì, lo monta a neve. A parte? Esatto, lo incorpora dentro a questa crema di lasagne, perché frullandola è diventata una crema, no? Poi prende uno stampino usa e getta di alluminio, lo imburra, gli mette un po' di pangrattato, gli butta dentro questa farcia, cioè la lasagna frullata col bianco d'uovo, mischiato insieme, lo mette nel forno a 200 gradi per 10 minuti e viene un meraviglioso soufflé di lasagne. Ecco, questo è ridare vita a un piatto, capisci? Applausi, ovazione, ecco perché Bruno Barbieri è anche molto imitato. A proposito di cucina, ma in questo caso di orrori in cucina, quelli che aspettano, lo sai che ti imitano? Sì, lo sai, vero? Sì. Sei fantastico, sì. Cioè, sono fantastici, guardate. Buonasera, io sono lo chef Barbieri e odio il mappasso. Novità di questa sera, Silizioni Limo. Solo un concorrente. Solo uno, facciamolo entrare. Entra! Sono Bruno. Bene, avete lo stesso nome. Mm-hmm. Bruno, hai mai cucinato? Non ho mai cucinato in vita mia, mai. Che cos'hai cucinato? Beh, ho cucinato un piatto semplice semplice, delle animelle soffiate al burro nocciola con una salsa al vino bianco e una spruzzatina di pepe e un goccio d'olio. Roba amatoriale. Sì. Il giudizio è questo. Animella mia, torna a casa tua, ti aspetterò. Dovessi odiare il mappassone. È preparato! Bravo! È molto preparato! Silenzio! Mappazzone, ma come è nato questo termine? Mappazzone è una terminologia molto bolognese, dei bolognesi quelli proprio veraci. Pure da noi, pure a Napoli, un mappazzone. Quando fai un mappazzone vuol dire che hai fatto un po' di... su un piatto un po' cioè hai messo tante cose dentro, che in cucina bisogna togliere e non aggiungere, capisci? Questo è un po'... Ma tranne l'albume... Ma sai, mappazzone ne facciamo tanti, un po' anche nella nostra vita di tutti i giorni, anche un po' qualche volta anche in politica, sai, quelle cose lì un po'. Mappazzone, dimmi Lorenzo. È diventato cult, cioè per esempio chi non era di Napoli o di Bologna, la mappassone non sapeva cosa fosse. Ora ogni volta nelle storie di Instagram uno fa un piatto orrendo, dice un mappassone e cita Barbieri, che è citatissimo anche all'hashtag. Dicono ad avercene di Barbieri, la Francia non ci deve insegnare niente, cioè è partito lo shade verso la cucina. Abbastanza d'accordo. Sai, io ho citato la Francia perché per me le tre cucine migliori del mondo sono la cucina italiana per materia prima, la cucina francese per tecnica e rigore gastronomico e la cucina libanese, perché la cucina libanese raccoglie tutto quello che è il mondo arabo, il basso mediterraneo, le colonizzazioni inglesi e francesi. Segnalatevi un buon libanese a Roma, in privato, sui social, grazie, non pubblicamente. Senti, gli orrori culinari però, li citavo prima, sono alla portata di tutti. E a quelli che aspettano, insomma, se ne è parlato abbastanza. Guardalo il vigliacco! Chi è?
è uno della concorrenza, chi ti manda? Parla! Parla! Allora, no. Ah, guardalo, state minacciando. Guardalo. Ma è Barbieri! Ma è Bruno Barbieri! Ma Bruno! Questo va in giro a spacciare cibo sano! Parla sempre di una schifezza! Cosa? Il mappazzone! Il mappazzone! Il mappazzone! Sì! Ci devi dire com'è la ricetta del mappazzone, capito? Oppure ti tortureremo! Non ve la dirò mai la ricetta del mappazzone! Ah sì? Torturalo! Guarda allora, guarda! Guarda cosa ci metto nella matriciana! La panna! Bruno, dai, sono le 15.36, dimmi tre errori da non fare mai. Parli con una che sa cucinare malissimo. Beh, sai, intanto, no, amore, so cucinare bene. Però. La prima cosa da fare quando si cucina, bisogna sempre scegliere materie prime importanti. Vabbè. Materie prime buonissime. No, è fondamentale, perché sai, alla fine poi uno dice, ma sai, oh, ma prendo questi pomodori. No, c'è pomodoro e pomodoro, capisci? Ho capito, uno deve fare pure... poi bisogna andare, bisogna... seguire sempre, sempre la stagionalità. Sì, questo è vero. È fondamentale anche per essere più sereni, più tranquilli. Anche per non rispettare l'ambiente. Mai. Cioè, esattamente, anche per rispettare l'ambiente. Perché dobbiamo mangiare le fragole a dicembre? Beh. Perché dobbiamo mangiare i cetrioli a dicembre? I cetrioli si mangiano in agosto, quando il tuo corpo ha bisogno di... I peperoni a Natale. Capisci, queste cose qui. Cos'è questa? L'insalata? No, queste no. Sono ortiche. Queste sono ortiche, una foto meravigliosa che abbiamo girato a Istanbul, in un meraviglioso mercato di Istanbul. Ma perché non c'erano le ortiche a Bologna? No, ci sono le ortiche a Bologna, ma qui è una foto che abbiamo fatto nel libro, perché questo libro è un po' itinerante, abbiamo raccontato mercati in giro per il mondo, abbiamo raccontato queste cose qua. E le ortiche, ritornando a mia nonna, nei miei menù non sono mai entrate, perché mia nonna, quando eravamo piccoli, che ci menava quando facevamo un po' gli asini, non usava mai le mani, usava le ortiche, ci dava delle orticate nelle gambe, mannaggia, guarda, e quindi... Io ero rimasta la cucchiarella. No, con le ortiche. O il battipanna, il battipanni. Allora, Pippo, scusa, tu che sei discolo, come ti picchiavano a casa? Col battipanni di Vimine o mi tirava la pantofola dietro? La pantofola. Ma posso fare una domanda a Barbieri? Perché voi chef stellati, siete meravigliosi, cucinate benissimo, fate delle porzioni sempre piccolissime, che io pago tanti soldi per mangiare da voi, però poi esco che ho fame. Scusa, ma dove vai a mangiare? Devo mangiare. Oggi non è più così. Ma guarda quel piatto, ci sono 6 pezzetti di pasta. Dov'è? Ma sì, però è per la foto, immagino, ma spero. No, ma questa è per la foto. A parte che sì, questa, attenzione, la vedi così, ma è una porzione intera. Fidati che noi facciamo porzioni, ma tutti gli... Poi, dipende. Beh, che menù mangi. Sono 50 grammi di pasta, almeno 100. Sì, ma questi sono... Scusa, Bruno, quanti grammi di pasta uno deve mangiare per essere soddisfatto? Beh, dipende se è pasta secca o se è pasta all'uovo fresca. Beh, quelle più però, guarda, 80 grammi sono sufficienti. Anche perché ci devi mettere un condimento, ci devi mettere un sacco di altri elementi, non è solo la pasta così. Scusate, fatemi vedere qui le ricette, cosa consiglia. Prego, Farina, mentre trovo la... Io devo spezzare una lancia a favore degli chef stellati. Quando si va nei ristoranti stellati ci sono i percorsi di degustazione. Se uno mangia netto e mezzo di pasta all'inizio, ai vari, insomma, le varie tappe del percorso non ci arrivi. Io ho fatto una degustazione e alla fine ero sazio. Comunque, non guarda, da Bruno, devo ammetterlo, però verrò volentieri. Una pizza. Ti voglio dire la pizza degustazione. Comunque è cambiato un po' il modo oggi di... Sai, quando arrivi al ristorante e mangi due piatti secchi e te ne vai. Posso chiederti sì. Visto che poi siamo in chiusura, un commento su Carlo Cracco, visto che avete lavorato tanto insieme? Carlo è intanto un grandissimo professionista, abbastanza duro nei suoi lavori, e mi piacerebbe di lavorare in cucina con lui. Non l'avete mai fatto? No, abbiamo lavorato. No, ma come lavoro? No, ci siamo incontrati molte volte. E Cannavacciuolo invece? Con Antonino. Tu sei illuminato. Il suo preferito. No, ma sai, con Antonino. Guarda, con Antonino. Sai, Antonino. Non si fa. Antonino. Non si fa. Antonino è napoletano, io sono... Bolognese. Io sono bolognese, però no, nel senso che io sono il meridionale del nord. Vabbè, Carletto, non ti preoccupare, ti amiamo lo stesso. Beh, con Antonino, grazie. Tanta roba. Grazie.
Sarà con me quest'estate, magari miglioro. Grazie a tutti, Giorgio, torna presto con Flo. Grazie, noi ci vediamo domani.